Buonasera, ci siamo. Dovrebbe riprendere esattamente da dove ci eravamo lasciati, signori miei cari. Si sente tutto? Fatemi sapere, intanto che arrivate. Metto a posto qui, così ci salutiamo, che è un po' che non ci si vede. Ciao Rosina! Come va il tatuaggio? Fa male? Oh, non mi arriva la notifica, raga. Zero notifica al mese. No, non mi arriva, non mi arriva il vivo. Proviamo nella home. Eccolo qua, devo andare qui. Però non mi è arrivata. Tutto bene? Siamo tornati con cosa? Hai visto? Messaggi principali, no? Chat dal vivo. Let's go! Ancora un po' male, sì, beh, ma poi è bello grossino, lì dal polso poi, secondo me è un po' pizzica. Cosa maledetta, lo so, dai, andiamo avanti, stasera ho voglia di stare un po' male, allora ho detto continuiamo The Last of Marzio 2. Sono andato al sushi stasera, è stato bene. Poi ho preso ramen, finalmente ci sono messi a fare ramen, oh, con la rotella, oh sì. Ho montato le ventole, fa sentire? Ma secondo me fa forse più casino che prima. Comunque, vediamo, non ho capito, ma sta funzionando. Sì, direi di sì. Boh, forse quando ci sarà appena più fresco, magari. Ah, andrà un po' meglio. Figa, il mangiapanni. Ubaldo. Allora, non mi ricordo nemmeno i tasti, sinceramente, let's go. Alzo un po' perché questo vas è abbastanza basso. Le ventole si sentono bene. C'è niente da fare con The Last of Us. Perché in teoria quelle bagaglie lì aiutano a raffreddare, partono in automatico perché ci sono diverse modalità. C'è l'on che vanno sempre a stecca. E l'auto, che l'auto quando arrivano in temperatura loro si attivano e in teoria dovrebbero aiutarti a raffreddarla e si staccano in automatico, però secondo me. Ciao Nico, buonasera, passo solo per un saluto, grazie mille per essere passato, dico allora. Buona serata anche a te. Andiamo avanti intanto con la nostra cosa. Che è andata dal papozzo. No, Madonna, ma ancora Seattle 3, non mi ricordavo. Speravo di essere un po' più avanti, no? Io ho avuto un sogno, ragazzi. E quel gioco qui sarebbe raggiunto a un finale, ma. Sarebbe raggiunto. Cosa ho detto? È introbabile, lei è veramente introbabile, una roba. Signor Timpanaro, dottor Timpanaro, buonasera. Dopo tienti libero, che la live stasera andiamo avanti un pochettino, ragazzi, facciamo un'oretta e mezza, due, lo dico sempre, poi diventano quattro, però no, facciamo un po' meno perché. Ah, è vero che avevamo messo in inglese, ottimo. Just me. What are you still doing up? I was changing our bandages. Sì, abbiamo She's on her feet already. portato il necessario per curare il braccio a quella là, di cui non ci interessa nulla, però vabbè. What are they fighting about? Love doesn't really see out. Lev e Yara, mi ero anche dimenticato già i nomi. Owen invited them to come to San Barbara. Ciao Dani, buonasera, bentornato. That is very Owen. Si continua con The Last of Marzio. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with him. But not if you come. Boh, stacca. What? He may fall for the act with these kids, but I don't.
There's nothing to fall for. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen. Right. I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you. You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over too. Vedo che c'è stima reciproca comunque. Aia, lo stinco. Ma lei non sente niente. Il T-1000. Guarda il braccio. Guarda che muscolo, sentiti in pericolo. Mi piace la treccia, ecco, la treccia mi piace molto. Di cosa? Bella maglia. Bella camicia annodata. Non c'è più. Phantom Pain. Love coming around. You will. Do you mind helping me look for him? He's pretty worked up. Sure. Allora aspetta un attimo che devo vedere. Ai ai ai. Oh, zero caffè arriva. L'ho ordinato, zero caffè al mese. Però nonostante sia il T-1000 piange anche lei. No, in realtà sì, era Freon. Lev, come back here, please. Tanto hanno rilasciato la modalità super surviving. Ma ovviamente ragazzi non se ne parla, il pensiero di farmi un'altra run ingobbito non mi va. Così 30 ore così. Merda, ma ah no, ok. Non mi ricordo i tasti. Merda, sto tornando. Buonasera Sammy. Come stai? Sei ancora vivo? Non vieni a giocare ai cecetti? Oh, è arrivato il caffè. You know, I wonder if he saw this. He loves sharks. Loves sharks, but hates the ocean, huh? He really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. He said you were brave. He's a liar. I don't know how to thank you. You hear that? Lev! Are you in here? La modalità Michael Bay in che senso, Dani? Cane! A cane! Come la sto passando, ma... Normale, ma non benissimo. Ho giocato a Crisis Core, però, guarda, questa settimana. Non ho fatto un cazzo perché... Mi sono rigiocato Crisis Core, che per tante cose è veramente orribile come gioco. Sia come meccanica che come trama. Come meccanica le puoi rompere, puoi diventare dio subito. Però ha altre robe che è fantastico. Zack, incredibile. Ta cane, levati dal cazzo, dai, ciao. So fast. Vieni che lo lanciamo dallo squalo, vieni. Vieni, Canus. Hai già perso un braccio. Ti stacca anche l'altro. Non mi hanno rovinato. Ah, lo slow motion, ah, ok. Beh, è più... È più alla J.J. Abrams, allora, dai. Sì, anche la Michael Bay, in effetti.
Non mi hanno rovinato il contratto, sto terne per il momento. In che senso non ti hanno? Quindi ti hanno rovinato il contratto. Ha salutato Franco? Ma no, tiralo in bocca allo squalo! Che vediamo se salta. O se fa il giro. Vediamo. Posso fare io? Guarda come si fa. No, a parte che te lo tiro in terra. Non posso. Ma fa il giro, ma dai! Ma scusa, saltaci in mezzo! Niente. Dai, andiamo via. Ah, non mi hanno rinnovato! Ah, ah merda, grande Franco. Grande Franco, quelli sono brutte robe. Quelli sono problemi davvero. Quelli sono cazzi. Ciao Gis, buonasera. Dopo se ci sei andiamo a fare un po' di benzo in benzo, dai. Se arriva Phil. Manu l'ha disinstallato, se no facciamo i cecetti. Oh, ho vinto 3 corone! Madonna, 3 corone! Oh, che giocaccio, figa me. Una rottura di cazzo, Fall Guys. Che... come cazzo fa la gente a giocarci 200... ma perché fa visual, basta, ci giocano per quello, perché... veramente, sempre i soliti giochi ti dà. Una rottura di palle. Ce l'ha ancora DBD? Boh, a posto. Fava Team, allora, stasera. Fava Team contro quelli da PC che ci distruggono. Intanto stanno spiegando appunto la natura di Lev, sorella o fratello di questa qua, ed è tutte, sono tutte cose che tirano alla lunga, che non, sinceramente non... ma zero, proprio zero, non mi ha preso zero, adesso ancora meno, ancora meno. Però non sono a casa. Cazzo sei, man? C'è l'obitorio a toccare i cadaveri, sai? Mentre ridi. Così. Fai delle sezioni. Ma no, ma in compagnia Gis è anche divertente, perché tipo l'altra sera quando ci abbiamo giocato ci facciamo gli scherzi a vicenda. A vicenda. Ma da soli. C'è la gente che magari ci... ci fa delle... 200 ore... salta filmato, quasi. Sono lì lì. Delle 200 ore da soli, ma madonna, ma... Cristo, che palle! Ma, quando, ma poi è tempo persissimo, perché il gioco... In alcuni game fa lo stesso, anche se c'è il lag, se c'è il netcode di merda e quant'altro. Ma in tipo, in quello della coda, c'è un wifi, ci sono delle robe che ti giuro che proprio skill zero meno. Zero meno, tutto RNG, tutto culo, tutto lag... Una roba che ti fa incazzare come le bestie. È vero. Una roba incredibile. Infatti io faccio giocare lei, basta, io faccio le finali. Tanto io, quando arrivo in finale io perdo sempre. Invece lei, io faccio giocare lei, lei arriva in finale. Boh, corone. È sfruttamento di minore. Sì. O di minorato. It's in California. California. Where's California? No, prendilo lì, beh. Sì, con Manuel che ti bullizza ti diverti, ti tira le mutande e quant'altro, però fica pensare di farlo come main game. Puttana vacca, che due palle, cioè. Ma tutta la vita Fortnite o Minecraft allora. Beh, l'evento le... sarà. Sarà, ma... la lontra spacca, sì. Lei l'hanno spaccata. Scendiamo, posso buttarmi di qua? Sì. Esatto, esatto. Anch'io, Gis, io molte volte perdo perché faccio il pezzo di merda a tenere gli altri. Ah, dobbiamo... no, davvero, dobbiamo trovare il regalo per quello lì adesso. Madonna. Un minuto di silenzio per la prostata liberatore, guarda. Sei fuori. Posso?
Dai, questo è un bel regalino, dai. Poi con le sue braccia, siccome se lo scuote veramente forte lo fa diventare materia oscura. Con la potenza di quei bicipiti qua. Sì, sì, Manu, sì, facciamo così e basta, ragazzi. Adesso, ok, l'ho detto tante volte, però... Cioè, scusatemi, ma davvero. Per tanti anni ho... serie, mica serie, giochi e quant'altro, e video di un certo tipo, però mi sono un po' rotto il cazzo, perché tanto su YouTube non vale più niente, non c'è più meritocrazia di niente, non ne vale proprio la pena, ci facciamo delle live scialle, ci... E torniamo su Dark Souls, Manu, facciamo una bella run a livello 1 da cretini, andiamo in giro in mutande, boh. Fratelli del caos, ma no, io voglio fare proprio un... Voglio fare un mago glass cannon, che se mi toccano esplodo, però che se tiro una magia... Proprio Big Bang Attack, levati. No, non è vero, è una persona di merda. Abby è un cesso. In più non è coerente con se stesso. Lorena Bobby. I'm sorry, I didn't realize you owned everything in the aquarium. Yeah, well, my aquarium, my stuff. No, come si chiamava Sammy, il primo operato famoso della TV? Have you seen Lev? L'uomo che era diventato donna. Che all'epoca fece scalpore, era. Quando eravamo piccini. Ciao Franci, buonasera. Sì, quello sul 2 lo finiremo. Adesso facciamo il King, facciamo due o tre boss che mancano. Poi vaffanculo. Dark Souls 2 Scholar è stato veramente un aborto che ha distrutto i buoni ricordi che avevo di Dark Souls 2. Ma a volte, ragazzi, certi film, certi anime o certi giochi fatti tanti tanti anni prima, è meglio mantenersi il buon ricordo, è meglio non ritirarli fuori, eh. È meglio non ritirarli fuori, è un rischio. Doppiato molto bene Owen, mi piace. No, we can choose to be happy, non happy. Ha! Hai tolto l'effetto pellicola? No. È tutto come l'ultima volta. Io non l'ho più toccato. Mai lo toccherò più quando lo finisco. Eva Robbins, bravissima. Esattamente, Eva Robbins. Partito con la barchetta? Partito, quello che è. As you wish. Oh, il piumino, Mel, ma... Owen. They're heading to the fucking island. Exactly. I'm not gonna let her go by herself. Actually, you are. Puttana, sono 20 minuti, però che. Madonna. Cioè, voi interessato? Voi la prima run questa cosa vi è interessata? Questi 20 minuti vi hanno preso? Mi state dicendo questo? State dicendo questo? Cioè, tutta questa vicenda Yara e compagnia è stata interessante. Via, sì. Va bene. Ok, andiamo col mezzo mozzo. Riprendiamo un attimo. Ad esempio, cambiarlo, cambia munizioni, crea munizioni. Ok, però per aprirlo giusto, questo come che si faceva? Così mi abbasso. Io non mi ricordo, ragazzi, giuro, non è che... No, dai, si poteva... Si apre solo da qua? Penso di sì. Allora, le bombe tubo, mi piacciono. Questi però mi piacciono ancora di più.
Però posso farli entrambi. Facciamo una bomba tubo e facciamo questi. Il medikit no. I coltelli ne ho tre, quindi aspetterei al momento. Io ho mandato una lettera a Naughty Dog chiedendo indietro almeno un'ora della mia vita. No, beh, almeno un'ora. Anche 10. Anche una decina. Un'ora sei stato... buono. Ma è falso. E si ricaricava così, ricordo. Quindi questo è già carico. Questa è già carica. E invece questo qua cambia munizioni, metti le normali. E per il momento andiamo così, dai, poi vediamo. Non dovrei avere la balestra. No, c'ho già tutto, è vero. Io dovrei avere già tutto. Però non ho le frecce. Ho il lanciafiamme. Lo teniamo per gli infetti. Vediamo, dai. Let's go. Ciao Luca, buonasera. Andare di qua? No, chiuso di qua. Ah, dobbiamo... Sì, mi hai dato questi perché vuoi farmi rompere qualcosa, immagino. Ma c'è una corda? Aspetta, che diamo un occhio perché... Qua so che... Mi ricordo che dovevo entrare qua dentro, però... Non penso che... No, così mi faccio malissimo. Secondo me c'era una corda, c'era da qualche parte. La torcia com'era? Ah, c'era la schivata, è vero. Oh, mi dai una mano o mezza mozza? Che non capisco, non mi ricordo. Non ho guardato, sembra copiato da un'opzione. Sì, c'è il calcio da... da fucile da cecco. No, ma andare giù di lì non ce ne frega niente, ma forse dobbiamo scendere di qua? Non serviva a niente, no? Non sono stato attento io. Brava. Scow. Però, vabbè, c'ho la bottiglia, che è uguale. Mi piaceva di più il mattone. Nell'uno c'era molta più differenza tra bottiglia e mattone. Perché ci ammazzavo i clicker io col mattone. Ammattonati in testa. Is! Dici che è troppo stare a cucciarsi. How do we get to your village in one piece? There are blind spots along the coast we can boat into. From there we'll follow back. They're safe? Certo, nell'acqua. Any chance Lev is gonna change his mind? None. Ma è body blocca. Too stubborn. Does he get what he's walking into? I thought he did. He's got a soft spot for him. I mean, it's his mom. Rubiamo. C'era la gira. Ah sì, ok. Ottimo. E si è rotta. Zero fisica al mese. C'è roba lì. Sì, aspetta. Madonna. Ah, sono sincero, pensavo di essere dopo Seattle il 3 di Abby, ma invece. Non è vero mai. Pensavo di essere già alla fase dei carabinieri di Piacenza, ma ancora no. Sono marcine queste auto. Secondo voi è più forte Joel con il mattone o Chris con i suoi pugni? Beh, ma Chris dipende quale Chris. Il Chris anabolizzante e abbastanza intoccabile. Il Chris, Epo Chris del 5. È inarrivabile. Guarda, ti carico subito. Ti carico.
Ti carico perché ne ho bisogno. Abby! Yes, I'm coming. Ma Wesker dai, è fuori partita. Stai ferma, braccina, ci penso io. Guarda, lei sta usando, in realtà sta usando, beh, un diciottesimo della forza. Sta facendo scena per non far capire che è un cyborg, però. Ciao Monia, buonasera. Chris prende a pugni le rocce, ma infatti Chris è... Chris può competere coi soldier di Final Fantasy VII, ecco. Oh, sai cosa? Non ricordo veramente la torcia. La torcia? Ah, ok, a posto, trovata. Perché io gli ho cambiati i tasti, ma non... Guarda, con un braccio solo, provaci anche tu. Ah, già. La storia della tua vita, gli dice Yara. No, ma anche prima dell'Uroboros, Dani. Molto prima. Già in Code Veronica Wesker è intoccabile. Chris, this way. E poi gli dice this way, quindi... Chris, this way. Che cosa c'è qui? Dei rottami da raccogliere, mente. Ah, ecco com'era. Guarda, la memoria... Solita storia, la memoria delle dita. Sì, dai, me ne faccio uno. Una memoria di muscolare. Mi ha fatto ritrovare... Fantastico menu senza passare per le armi. Allora, rubiamo tutto. Issa. Bene. Non mi interessa. C'è l'impiccato, guarda, sei contento. Anale. Girra. Vicky, sii prudente. Oggi in barca mi hanno sparato due volte. Ti consiglio di portare il peschereggio al largo. Le onde sono alte e probabilmente vomiterai il pranzo. Benissimo. Grazie mille. Per chi dovesse arrivare e cerca un completismo, non è la run giusta, non è la live giusta. Ma è fotosensibile Wesker, dai. Non è vero. Wesker è come quel pechegno. Vai. Ah, qua c'è il momento sniper gogo. Stay on the dock. I'll go get a boat and pick you up here. No, I can help. Not with this. I got it. Okay. Okay. Fia, il fashion, i capelli con la gommina. Dovrebbe essere il momento. Ci sparano pezzi di merda. Però ragazzi, manca ancora veramente tantissimo. Cioè è incredibile quanto manchi ancora al landing di questo titolo. Sì, sì. Get down. Manny e Abby. Sniper's a fucking pro. What are you doing out here? The boats. We were supposed to hit the island tonight. Then this pendejo showed up. Pendejo. Pendejo. Co della puta. Backup should be on the way. Should be. Sì, ho letto qualcosa. Ma è Netflix, Dani? Dovrebbe essere Netflix, giusto?
Allora, qua siamo sotto tiro da un cecchino molto in gamba. Qui c'è il camion del Terminator 2. Sì. Dobbiamo stare attenti perché comunque ti shotta praticamente. Merde! Sai cosa? Sì, mi era arrivata una notifica di qualcosa, forse una notizia di Avriai, una roba del genere. Cazzo, però qua non va bene. Ci vorrebbero i fumogeni che tu non hai, giusto? Oh, i fumogeni che in tutto il gioco, anche nell'uno, avrò usato 3 volte. Nel 2 ho detto, cazzo, quanto sono utili. Non ce li ha, Abby. Non ce li ha. Fuoco di soppressione non serve a niente. No, zio, io di qua non ci passerei, eh. C'è troppo campo aperto. Sì. Vabbè, ma fa schifo anche di là, eh. Dobbiamo arrivare dietro al taxi. Provo a strisciare. Questo l'ha beccato, però. Sì, la cosa migliore è far così. Ma io sono molto interessato anche alla serie di The Last of Us dell'HBO, eh. Quella mi intriga, spero non facciano cazzate, spero che facciano, insomma, anche che stiano pari pari al primo, boh, fine. Una decina, una quindicina di puntate da un'ora, un'ora e qualcosa l'uno, boh, basta, posto. Fai il primo gioco e sta ben che t'ho visto. E Manny, io verrei lì o indietreggerei, cosa farei Manny? Se io fossi Manny, che cosa fare? No, sai cosa faccio? Io me ne frego le palle. Avresti voluto. Molto bello, quelle animazioni qua quando si butta, Abby. Urca! Fa vedere i buchi? No, non si vedono. Cazzo. Ah, no, scusa, dai. Sniper... Sniper ciuffolo. Oh, guarda. Pa 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 para. Pam pam. Pirori. Poriroriro. Parari. Pariroro. No, Dio. Mi copre il cadavere? Miki, ciao. Ciao, Edo. Olaferdi, finito poco ore fa The Last of Us 2, mamma mia. No, noi l'abbiamo già finito, stiamo facendo questa run che era un completismo per platinarlo e per concludere, diciamo, la serie. L'abbiamo già terminato, diciamo così, però ce lo stiamo appunto ripercorrendo. Sì, mamma mia, Sni, per quanto mi riguarda, Sni, io... mi metto tra quella fetta di persone che è rimasta un po' delusa da questo gioco, comunque. Come trama, eh. Come gameplay, vabbè. No, 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 non spararmi, dai, che siamo amici. Un Hyundai? Colonnello, cosa ci fa un elicottero rosso? Giochi brutti sono altri, ok, l'abbiamo sempre detto, però The Last of Us 2 non è perfetto, anzi. Ma usare queste bombole come riparo? Vabbè, saranno vuote, ormai sono questi. Queste sono crepate addirittura, quindi non dovrebbero esserci problemi. Sono tutte bucate, ok. Ok. Altrimenti non sarebbe un'idea incredibile, sai? Usarle come copertura mentre ti stanno... Ah! Mollala! C'è un video a proposito, Miki. Parlarne qua sarebbe... Mi mancava l'arma. L'arma mi mancava, però non la faccio adesso. Adesso non la faccio.
Per non tirarla troppo per le lunghe, posso dire che secondo me è un gioco che dura troppo. Doveva durare molto meno. È stato fatto durare più del dovuto. E si sono concentrati su cose che ne avrei fatto a meno. Tipo appunto questa fase qua con Yara, Lev e la famiglia Abby felice. Però. Ah, tira gli infetti, ottimo, bene così. Guarda, ho già l'arma adatta. Ovviamente la facciamo stealth noi. Venga, venga. Merda però. Sì, scusami, il fuoco? Non ha attecchito. Porca puttana, ma da dove? Avevo la colonna davanti, ma che cazzo dici? Madonna! Hai visto? Ma vi la testa, eh? È tutto lì, Miki, secondo me, cioè, come gameplay in sé è solido, è quello che vuoi, poi hanno aggiunto delle cosine, e vabbè, si gioca, eh? Cioè, c'è molto molto di peggio, anzi, è solidissimo, però non è nulla di innovativo. Io, ad esempio, personalmente con Horizon Zero Dawn mi sono divertito molto di più. Sinceramente, gusto mio personale. Però, a parte quello, si sente che il gioco è proprio allungato come il brodo. Come il brodo della Star. Cioè, non è il brodo della nonna, via. Merda. Tutto qua, dopo poi i gusti ci stanno. A me personalmente di Abby non è che freghi molto. Non... L'incipit in sé non è che mi faccia impazzire. Ma che cazzo sta succedendo? Mi lasci passare. Lasciami passare. Ma quanti ce ne sono? Ma Manny, scusa, ma fai qualcosa, Cristo! No, niente, T-Shot, non puoi correre. No, lo devo fare bene, ragazzi, perché sennò a quel livello qua di difficoltà ti shotta. Siamo comunque sempre a cazzone deluxe, quindi. Col martello di Rulo. Ma guarda, io per gli incontri ravvicinati mi terrei questo. Poi mi diamo un po' di lanciafiamme. Poi non è vero, cioè. Sì, ma perché venite qua? Perché venite qua? Ma no! Beh, no, ma guarda l'automira, ma dai! Io ho mirato questo qua a destra, ma ha fatto l'attacco a quell'altro che non avevo neanche visto dal camion. Figa, ma vedi, stronzate, Madonna, che mi fa incazzare come una bestia. Perché vuole che lo giochi stealth. Io non voglio giocarlo stealth. Puttana maiala. Non voglio. Non voglio giocarlo stealth. E allora faccio così e vaffanculo. Pesante. Quanto mi dovete rompere i coglioni? Stavo mirando quella a destra, mi becchi quella a sinistra, ma sei stronzo. Toh, Manny, goditi la bomba. Bravo. Il realismo prima di tutto. Manny, ti levi dal cazzo, figa. Ciao. Amarezza. Ma da dove? Ma non è vero! Ma scusa, ma qua non posso muovermi io! Ma non si vede il bagliore del fucile da cecchino, ma porca puttana! Scusami, dove cazzo è? Allora, là c'è un infetto di merda. Merda, non l'ho preso.
Boh. Ma è ignifugo, Gran. Da dove cazzo spari, amico, che io so chi sei? In teoria lui spara da là, ma non lo vedo. Ecco, adesso l'ho visto il bagliore. Ma scusami, ma non è vero mai che mi hai preso prima. Non è vero mai. Direttamente da Kiev. No. Grazie. Merda, c'è anche un ciccione. Allora, aspetta che facciamo così. No. Ok. Aspetta che rubo. Eh sì. Quando poi vedrai chi è. Arrivo. Allora, aspetta che però ho bisogno di... Eh sì, dai, questo me lo prendo, qualche colpo. Perché non è male comunque, è rapido. Colpi incendiari sono ottimi. Mi metto queste e poi me le creo. Ok. Qua, se non ricordo male... Dove è andato? Non è andato far. Vabbè. Dai, becca anche la lattina di Coca-Cola almeno, dai. Ok, è andato via. Merda! Ma vaffanculo, pezzo di merda! L'ho visto che è tornato fuori, bastardo! Figa, ma vai in pre-fire! Minchia, che cazzo è? Orca troia! Ciao, Rambolide. Cazzo, è uscito da MV2 questo qui, eh? Quickscope. Bacca boia, comunque qua con i fumogeni sarebbe stato... Cioè, te li hanno proprio tolti... Non perché è un'arma di Ellie, ma perché sennò quelle fasi qua erano improponibili. Fuoco di copertura! Ci provo, eh. No, Bar, non ti dà il tempo, ho sparato comunque. Non ti dà il tempo, non puoi neanche sparargli. Figa, che bastardo. È inutile. Non puoi neanche... Ma io ci provo ancora, scusa. Adesso l'ha fatto lui. No, volevo sparare io, perché lo puoi colpire, ma non ti dà la hit, non ti dà. L'avevo già fatto nella mia... vabbè, ma vacca puttana troia, sta scappando. Figa, ma mi sciotta, sì. Merda. Vai letto, Dani, notte. Allora, che funzioni, Nico, sta funzionando, però... secondo me sta andando... Se continua così prende il viso. Secondo me sta... Comunque con Fall Guys la ventola non è mai partita. E anche con DBD devo dire che nei menu di solito parte sempre a tuono, non... Sono entrato per prendere dei soldi... dei blood points e basta, sono stato un po' nel menu, però non... Invece con The Last of Us adesso sta andando. No, io sinceramente la prima volta penso che mi ha ammazzato una volta in strada, quella fase qui. Perché dopo poi strisciavo,
Però non, cioè, non ho voglia, che io davvero, ragazzi, lo sto giocando scazzatissimo perché non lo voglio finire per avere tutto, per avere la serie completa e quant'altro, ma a me quelle fasi qua dal dopo Seattle 3 di Ellie, sinceramente non me ne è più fregato un ne merita fava. Poi in live è proprio guardo più la chat che il gioco. C'è la nuke ormai. Cosa posso costruire? Aspetta un po'. Ah, ma che se ne frega. Ciao, quella pasta! Come va la motoretta? È figa, eh? Però devi cambiare quella bombola, cazzo. Ma sai che ho visto anche una cappina l'altra sera, 125. Oh, ma tutte c'hanno. Montano delle marmitte. Dei terminali da. Da cristiani. Cazzo, la tua è veramente l'unica che c'ha la bombola dal sub, eh? C'è il bombolone. Bombolone d'ossigeno. C'è roba qua. Posso fare il giro? No, assolutamente. Puoi neanche girarlo. Volevi. Dai, prendimi attraverso la colonna. Prendimi attraverso la colonna. Che cazzo ti devo dire? Cioè, qua non l'hai preso. Qua non l'hai preso, no. No, qua tu non l'hai preso. Io qua non l'ho mica beccato. Lo so, lo so. Ma no, ma mi sembra strano che non ci sia. A meno che tutti ha. No, la Yamaha no, la Yamaha ce l'ha su. La Yamaha ce l'ha su. Quella cappina che ho visto, magari ce l'ha messa dopo. Però mi sembra strano. È che qua non puoi neanche beccarlo, non puoi. Anche se tiri una bomba. Guardalo là. Guarda com'è fermo. Non gliene frega niente. Non gliene frega. Io gli tiro una bomba. Facciamo degli esperimenti. Sì, vabbè. Niente. Lui è John Connor. Posso girare di qua? Io sì. Lì ha di mano. No, tutti dell'Aprilia, la Benelli, la mia è la più merdosa. Infatti. Peccato, però vabbè, chi se ne frega. Comunque, secondo me è tra le più belle esteticamente. Bello, ciao Manny. Ciao, grazie Manny. Last of Us 2 è così, è molto così. È capitato tantissime volte che molti personaggi poi te li tolgano così, te li tolgono da. Vogliono darti questa sensazione di super realismo uccidendoti la gente così, no? Un minuto prima sei lì che parli, un minuto dopo sono seccati. Guarda anche il Japo China. Che piaceva a me. Non mi ricordo neanche come si chiama. Anche questa cosa, ok. Il potere non lo uso, ragazzi, perché non l'ho usato mai, non mi metto a usarlo adesso. Cazzo sei. Hai un campero. Sì, no, ma esteticamente comunque è la più bella. È proprio un.
proprio una cagatina, nel senso nasce di serie con quella roba lì che è un po' bruttina da vedere. E sinceramente, ma come quasi tutti poi quelli di serie, perché cioè, se vedi le terminali di serie delle motocross, vacca boia, sono d'un brutto. La ventola sta andando, The Last of Us c'è niente da fare, le fa andare tutte, le fa andare. Con gli altri giochi, con Fall Guys, devo dire la verità, non è mai partita. Dopo la proverò con altri giochi, questo qua non fa testo perché fa impazzire tutti. E lo sniper era il nostro Tommy. Il nostro Tommy Miller. Wow. Che non si era capito, cioè, penso l'abbiate capito alla prima run, al secondo colpo sparato, penso che l'abbiate pensato subito anche voi che era lui comunque. È un attimo da sola, sì, si finisce in 2 ore, dura poco. Non è pesante per nulla, poi. Guarda, incazzata! Parara! Guarda, lei sta spostando il mare, non è che asseconda le onde. Dal colpo per buttare giù le acque. Andiamo alla torre di Seattle, wow! Ok, Sniper Tommy ha fatto la sua bella parte da rincitrullito. Che lui. Tommy mi è caduto un casino nel secondo, Veramente mi è sprofondato. E potrà sprofondare ancora di più dopo. DBD ci giochiamo dopo, forse. O DBD o Fall Guys. Una partitina o due. No, ma ogni tanto faccio qualche partita perché adesso c'è il crossplay sostanzialmente, però ci sono ancora dei problemi, nel senso che orario sbagliato, aspetti comunque, non c'è niente da fare. E poi sei sempre contro quelli da PC, sempre. Dai, dai, andiamo, 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 let's go. Dai, che forse comincia l'epopea di Carabinieri di Piacenza. Aspetta, eh. Up here. Dai, braccino, vai su. Sai cosa però? Che a me dà fastidio molto Scola che ti dia solamente il globellino lì, ma non ti dice se uno è da Xbox, l'altro da PC, piuttosto che da Switch e quant'altro. Ti dice solamente tu sai che col globellino è qualcuno che non è di PlayStation 4. Poi lo capisci come gioca, perché quelli da PC lo vedi che sono più, quasi sempre più sgaggi. Mentre invece io da killer ho beccato della gente palesemente da Switch o da Xbox, non lo so, ma erano veramente impeditissimi. Boh. Però sarebbe bello specificassero tutto qua. Cazzo gli costa mettere Xbox Live PS Plus e boh. Urca! Gli sbudellini. Ah, uno sciupa femmina. Non posso sparare i cadaveri della Stovaz. Non posso infierire. Dai. Madonna. Abbiamo trovato la barca alla deriva distrutta, sanno che siamo qui, ci serve un'altra via, va bene. Loro hanno provato, sono venuti in avanscoperta.
sull'isola dei carabinieri di Piacenza, ma li hanno spaccati. Tanto tra la X. No, mi cambia perché vorrei sapere contro chi sto giocando. Perché se io vedo il globellino, magari è gente da PC. Però in realtà potrebbe essere gente da Xbox piuttosto che da Switch. Anzi, se io fossi nella. Se io fossi nella lobby e vedessi il globellino che mi dice che sono un pre-made da PC, mi cambierebbe perché Mori e quant'altro. Mentre invece se so che sono gente da una consolina e quant'altro, ci vai anche un po' più leggero, tryhard un po' meno. E niente, deve passare prima lei perché il gioco dice così. Posso? Madonna. No, quello potevano degnarsi di metterlo, però. Ho sentito che hanno messo l'anti-wifi che funziona abbastanza bene, a detta di chi ci sta giocando tanto, da chi è esperto. Cioè, ci lavorano. Alla fine Dead by Daylight è quello che doveva essere Destiny 1, un progetto di tanti anni. Che cosa hai fatto? Figa, non tacciano un minuto poi, madonna, non tacciano un minuto. Destiny 1 doveva un progetto di 10 anni come minimo, svilupperemo, faremo quant'altro. Ah, è uscito Destiny 2, ma come? Scusi, ma aveva detto che doveva essere, niente, è andata. Dead by Daylight invece ormai sono 5 anni che va, insomma. Nel bene o nel male cercano di starci dietro, poi continuano a buttare fuori dei killer, vabbè. Fanno comunque cose per prendere più soldi possibile, però c'è poco da fare, non c'è nessuno che riesce a copiare quella formula lì o che riesce a rinnovarla, a metterla a posto, perché hanno avuto un'idea della Madonna, è inutile girarci intorno. È potenzialmente un gioco incredibile, se avesse avuto una grafica decente, pronti via e delle meccaniche valide, un po' più di equilibrio, abbastanza squilibrato come gioco. Secondo me avrebbe davvero spaccato i culi. Purtroppo era stato un po' abbandonato, ha i suoi problemi, già hanno cominciato a metterci le cazzate, insomma. Posso uccidere questi che non... Ma neanche gli animali! Madonna! No, niente. Zero martellate alle pecore al mese. Poteva dare sicuramente di più, però tutto sommato sta anche durando, quindi... Ultimamente si stanno un po' impegnando, hanno visto che se no sarebbe morto, ragazzi, senza crossplay sarebbe deceduto quel gioco lì. Sarebbe deceduto. Dovrebbero fare un altro regalino ancora per i possessori di Plus, darlo ancora liberamente per chi non l'ho presa all'epoca. Oh, grazie, finalmente. Questa la mettiamo su subito. Però aspetta, l'arma me la potenzio, ne vale la pena? Sì, più coi coltelli sì. Faccio l'arma, mi faccio un medikit, mi faccio anche un silenziatore, cazzo me ne frega. Mentre invece qua, no, questo me lo tengo. E questa la metto su, vorrei una freccia in più. No, dammeli due colpi. Ok. Triangolo. Where is everyone? All fighting. All fighting for. Il gioco l'hanno allungato per vendere di più? E allora perché non hanno messo il multiplayer secondo te? No, il gioco l'hanno allungato perché sì, non è tanto per vendere di più, però per andare incontro ai bimbi. Perché molte persone, soprattutto appunto i giovinastri amanti degli open world, se un gioco non dura almeno 30 ore non lo prendono neanche in considerazione, dicono se io posso scegliere perché papà paga un gioco e basta questo periodo, voglio un gioco che mi duri di più. Quindi molto è quello, si sente anche quelle fasi che hanno messo che vanno a simulare l'open world, che sono anche belline
e le avevamo già testate in Uncharted Lost Legacy. Però si vede che sono un riempitivo, sono un qualcosa che ne potevi benissimo fare a meno in un titolo come The Last of Us, un titolo narrativo come The Last of Us, potevi farne a meno. Però non è quello un problema. A me è piaciuta la Seattle con Ellie open world, diciamo così, dell'inizio. Il multiplayer non l'hanno messo, sinceramente è stato un qualcosa che a me ha dato molto fastidio, il fatto che mancasse il multiplayer. Perché in The Last of Us 1 il multiplayer mi piaceva un botto. L'avevamo giocato abbastanza. Poi sai, anche lì non trovavi gente, o trovavi la gente OP. Su Play 3 era ingiocabile, perché io avevo una connessione di merda, ci giocavo, ma insomma avevo altro. Su Play 4 ci abbiamo giocato abbastanza sulla remastered. E ci divertivamo, però qua un minimo, un fazione, un deathmatch a squadre l'avrei messo. Usando queste mappe qua, parti del livello, parti della campagna, messe più in piccole, facendo appunto delle arene. Perché alla fine The Last of Us 2 sono arene. Tu vai avanti, è un corridoio, poi comincia l'arena, combatti tutti, uccidi tutti, esci e vai dalla prossima arena. Quindi non ti costava nulla mettere delle robe del genere per fare un multi. Sono rimasto un po' deluso io, sinceramente, dal fatto che non ci fosse. Ah, devo spostare il carro, strano. Il multi si vocifera che lo faranno uscire a pagamento. Vacca. Beh, ma sai perché, Sammy? Se fanno una roba del genere, a parte che ci rimango non male di più, fermati. Ma perché molta gente si è lamentata delle cose che sto dicendo io. Che tutti hanno amato, cioè in tanti hanno amato quel multi lì particolare, lo sai, anche a te è piaciuto molto. Multi diverso dal solito. E in squadra, veramente, quello lì potevi fare dei numeri che annichilivi gli altri. Se eri in pre-made, un po' coordinato, figa, non si muovevano, gli altri. Serafita! Guarda, guarda, i carabinieri di Piacenza, guarda. C'è l'apocalisse, ma noi siamo vestiti tutti uguali, con i tre quarti di pelle. Tutti in divisa. Ma c'è anche sta roba della fazione fuori di testa pseudo-religiosa, cioè veramente un cliché nei giochi post-apocalittici che è un'altra di quelle cose che non avrei fatto a meno, ma tanto tanto. Ce l'hai il silenziatore? Sì. Dove? Pronti via? Allora, io andrei con te. In teoria shottava questa. C'è un arciere. Ah, cazzo. Io ci ho giocato 2 anni di fila con un team completo, ma infatti. A differenza dei multiplayer tipo dei vari Uncharted, dove erano una roba molto, molto più easy alla Gears of War, diciamo così, che poi vabbè. È un action in terza persona con le coperture, boh, fine, armi da fuoco, basta, in squadra o in solitaria, quel cazzo che è. Invece The Last of Us, ti craftavi la roba, raccoglievi i punti, poi dopo è diventato un po' pay to win perché avevano messo dei perk, anch'io ce li avevo il Season Pass. Mi davano delle armi ogni tanto quando raggiungevo i punti con fucile a pompa o della roba che shottavi tutti. Però se avevi le skill, conoscevi le mappe ed eri coordinato, comunque spaccavi i culi. E non avercelo qua, mi infastidisce non poco. Una scelta che, boh, secondo me appunto in tanti non gli è andata giù. Anche qua non so se ingaggiare o andare. Nella mia rana avevo ingaggiato, mi ero messo in un angolo, avevo ingaggiato, ho ammazzato tutti. Boh. Qua a farla stealth, sinceramente. Cioè, io giocarlo così da gobbo, ragazzi, mi vengono due palle. Mi vengono due palle. Ma chi mi vede? Ah, quella là. Dai, muoviti.
Vabbè, allora. Ma dove vado, eh? Intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, eh. No, dai, adesso sto facendo stealth, dai, però, dai. Adesso sono bravo, su. Ci sto provando, almeno ci provo, scuola. Però per tutto quello che concerne la campagna è stata fatta, sì, per avvicinarsi al pubblico che gioca tutti gli anni un Assassin's Creed, ecco. Dargli un qualcosa del genere, no? Il finto open world. La durata incredibile, vai a scimmiottare quello che ha fatto Kojima con Death Stranding, un gioco che con 20 ore lo risolvevi, magari sa guarda, sarebbe stato ammazzali tutti, sarebbe stato anche molto carino, perché comunque come storia e come trama mi è piaciuto di più che questo, ma molto di più, perché almeno era interessante, è stato interessante. Poi dopo, vabbè, sono saltate fuori delle robe cringe assurde. Però anche lì hanno scelto un modo di raccontare una storia che sostanzialmente è easy da Dio, è anche facile quella di Death Stranding. L'hanno raccontata in un modo che è un casino incredibile, ti fa più danno che utile. Dio che ti venga ambego, più casino che altro e ti si dilunga tutto in maniera. Oh, basta. Basta, ragazzi. Sì, Yara, Yara. Yalla, yalla. Basta, ragazzi. Finito. Finito lo stealth. E si poteva, insomma, anche qua fare un qualcosa di un pochettino più sbrigativo, ecco. No. Godo! Guarda l'intelligenza. No, l'intelligenza artificiale di Last of Us 2, ma no, dai. È incriticabile, è corso sulla granata che ho tirato per errore. Torniamo indietro. Facciamo mezzo stealth e mezzo merde. Zimerza. Yara, vai col braccino. Voglio cuore. Fighe carabinieri di Piacenza, che roba, guarda. Cazzate. Boh, ciao. Dammelo, dammelo, il martello di Thor. Madonna. Madonna, se la piglio quella, aspetta che mi curo, poi mi dia una martellata nei denti. Sì, col mio stile in teoria si fa un po' prima, però. Siamo sempre a super uber difficult, quindi. Sì, ma quanti colpi tieni te? Scusa, merda, ma. Ah, la freccia. Ok. Sì, voglio tirare una martellata. Aspetta, gli corro in faccia, gli corro, mi frega un cazzo. Vabbè, si è bloccata, body block. No, in the face dovevi. Ai! Sei scemo? Quanta gente c'è ancora? Scusa. Cazzo. Che poi, ragazzi, adesso proviamo a fare un'altra cosa. Proviamo a uscire dall'arena senza. Perché puoi fare anche quello, cioè. Tu puoi anche entrare nell'arena, ma uscire. Uscire, andare a quella successiva. Alla zona successiva. Piripi, gli fa piripi. Ma sì. Rinforziamolo. Mi ha un po' deluso il martellone di Thor, però. Mi ha dato sulla clavicola. Qua non si entra.
Voglio provare ad andarmene. Qua però non sale, vero? No. Dove? Hai ragione tu. Vabbè, scusami, però. Bella, bella il doppiaggio qua. Ha un arco sulla destra. Il doppiaggio inglese è mica male. Sì, beh, è andato, però in testa a scuola sarebbe stato più epico. Ma se io... Nel collo, muori male. Se io tirassi una bomba là, tu andresti là a vedere o verresti qua? Perché c'è anche quella possibilità lì, che tu sia un po'... Tipo, se io facessi così... Bravo. Che è uno delle lollipop. I'm going down, down. Oh, lei c'è andata. Ah, merda, scusa. No, no, non spararmi. Hai ragione te. Hai ragione te. C'ho quel vizio lì che continua a corrergli in faccia, ma quando uno ti punta un calibro 12 non dovresti. No, dai, ti prego. Quanto? Oh cazzo, ma è vero, ma io ho questa che è il cecchino. Troppe armi. Ci sono troppe armi. Dove siamo? Che ho perso il filo. Vabbè, ma gli corro in faccia, sono stupido io. C'ho quel vizio lì. Però mi sono rotto il cazzo, no ragazzi, dai. Ascolta. Ma qua è chiuso. Dove cacchio eravamo? Ma mi ha fatto ripartire da un checkpoint più avanzato? No, eccolo qua. Mi ricordo il mulino bianco. È il mulino che vorrei. Con Ruby e Sasha Gray, dai. Dai! Sì, mamma mia, God of War, ma lì proprio il godimento del gameplay, proprio, è un videogioco, voglio godere il gameplay, non voglio... A me è sembrato un po' di timbrare il cartellino in The Last of Us 2. Perché non prendendomi pienamente... con le vicende di trama, il gameplay che già del primo, anche del primo l'ho sempre detto, infatti anche l'ultima volta che l'abbiamo giocato insieme in live, la prima cosa che ho detto dopo le prime ore di gameplay, ho detto cazzo come è invecchiato male The Last of Us 1, però, perché da giocare, cazzo, è una roba trita e ritrita, vecchio, vecchio stile, proprio in action in terza, ma old school tantissimo. C'è zero novità. No, non mai visto. Non mi hai visto. Tu pensi di avermi visto. Ah, cazzo. Fa il giro, bravo. Facciamo il balzello, guarda. No! Si è girato! No, del cuore! No! Dammi la c***o. Cazzo! Aia! Te sei scemo però, eh. Ma che danno mi ha fatto la freccia, madonna. Comunque gli ho piantato nel cuore il martellone. È stato bello. Ah, è là sopra, non l'avevo vista, c'è l'altra lì. Pronto? Brava, hai fatto un buon lancio. Perché hai le molotov tu? E io no? Cosa? Quella gli ho tolto un braccio perché sta agonizzando. È stato bello. Grazie.
Qui non mi sta vedendo perché è troppo avanzato. Oh, the face. Mi è piaciuto l'urlo dopo che ti ho fatto scoppiare la testa con quel cannone portatile qui. Vabbè. I'll find you, wretch. Find you. E quando la stappi? Dove va? No, quello lì è quello che mi ha inculato prima. Madonna, pane, pane, il vino, al vino. Anzi, gli tiro questa, guarda. Perché tu qui le devi tirare... non posso, perché è stupido. Le devi tirare dirette le granate, perché guarda, c'è l'autolock. Guarda. E si stannano tantissimo. Le tiri nei denti. Dove è andato? Sei qua? Ah, è magico, eh. Guarda. Tuk. Si stanna. Boom. Duffface. Godo. Sei morto? Sì, ma potevi morire peggio. Alla fine paga sempre di più la violenza che lo stealth. C'è niente da fare. Parti aggressivo subito, boh. Presidente! Presidente! Si schiava il culo! Madonna! Pesante. I fischioni. Dai, this way, andiamo, 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 andiamo. No, Hitman ci ho giocato, io dirò la verità. Però mi sono rotto il cazzo ai primi, Hitman 2 forse ho giocato su PC. Guarda, guarda che arriva l'attacco. No, no, no. Oh, guarda. Posso spararti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Beh, ma c'è un bel po' di gente però. Sì, sì, ciao. Andate a combattere che vi fanno fuori. È una guerra che non ci compete. Yara. Back in the logging camp. Where were they taking the kids? Che poi come ambientazioni, guarda che bello, cioè una roba, è uno spettacolo per gli occhi tutte le volte. Boh, non lo so. Non lo so. Per me è un po' snaturato, ecco. Sai cos'è? È un po' snaturato. Hanno voluto fare una roba alla Red Dead 2. Cioè, hanno voluto fare un gioco come l'avrebbero fatto Rockstar, come appunto l'ha fatto Kojima. E alla fine è un action in terza, classico, narrativo. Fallo come l'hai sempre fatto. Fallo come hai fatto tutti gli Uncharted, come hai fatto The Last of Us 1. Che vada Dio. Non star lì a perderti in cagate qua, ste robe delle fazioni, non ce ne frega niente. No, ho già tutto potenziato a posto. Pallettino, tiri il pallettino. Oh, grazie, lanciafiamme. Anche sta roba qui dei, delle iene, qua. Ma chi se ne frega, madonna di santo. Che poi gira tutto intorno a un incipit che è veramente... E ricordo a tutti, la gente si è lamentata del... della motivazione principale della trama di The Last of Us 1, eh. Perché è stata definita banale. Cioè, se è banale quella dell'1, qua io non so che cazzo devo dirvi, cioè. Allora, qua c'era una fase bellina, che sì, l'ennesima arena, però una fase abbastanza bellina, ma che faremo... la torre di Seattle, l'ho notata adesso. L'ho notata adesso, la faremo un pochettino più. Ma sei morto, spero. Non è morto! Freccia in the face. Loro sanno che la freccia è arrivata da qua. Questo mi dà un fastidio. Cazzo, arriva Gertrude. Beh, Gertrude, fermo al lavoro. Piace, Gertrude. Non muore, Gertrude. No. Merda. Cazzo, ma Gertrude, c'hai
Vacca puttana, ma quanto sei dura. Scusami, ti ho tirato una granata nei denti. Perdonami, ma no. Io volevo usare il campetto qua di grano per fare un po' il benza in benza, ma... Dove siete? Vabbè. Mori. Issa! Boh, sta a posto. Sì, pensavo di avere già... Presidente, pensavo di avere già il fucile a pompa in mano, invece mi è partita la granata random. Posso farne altre? No. Però posso fare questo. Chi è che mi vede? Chi è che mi sta vedendo nel campo di grano? Chi è che mi sta vedendo? Dimmelo. Non vergognarti. Niente. Mi vedono loro e io no. No, non poteva vedermi quello lì, dai, non poteva. Fifi. Cucù. Va via la gamba. Oh, posto. La risolviamo alla Abby, perché comunque Abby... Abby è socievole. Dai, ruba tutto. Sì, ma basta darmi delle frecce per fare lo stealth. Basta, dai, cioè, non l'hai capito. Dammi dei... I pallettoni da cinghiale. Hai visto, Manu? Allora, è inconsapevole! Eppure ho visto qualcosa. Sembrava qualcuno. Cazzati. No, l'ho finita, che brutto! No! Tuff! Il falcetto, sai che non l'ho mai preso il falcetto? Aia, no, merda, c'ho questa qua potenziata. Dai, lo so che sei lì. Boh, posto. Merda, c'è un arciere. Crepa. Basta, dai, madonna. Merda! Non t'ho visto! Bravissima! Sei stata bravissima qui. Mi sei piaciuta anche molto. Yara, fai qualcosa. Quando vuoi, eh. Adesso un po' meno, però. Mi ha dato scarica di adrenalina, cioè. Hanno aperto i cancelli. Mi curo. Li puoi tirare le accette, eh? No, sennò sei cacatore, eh. Sennò dopo sei cacatore, non puoi. Ah, devi fare... No, niente accette al mese, non le tiri. Oh, i pallettoni, grazie. Il gioco mi ha sentito. Carichiamo. Posso costruirle? No, non posso. Però sono pieno. Posso costruirmi dei coltelli che non me ne frega niente. Nell'uno i coltelli erano il tesoro dell'Amazzonia proprio. Allora, andiamo di colpi incendiari. Dai, sotto la pioggia ci sta. Dragon's Breath. E let's go. Un'ora e 25. Usciamo da questa fase quando la stappi, Diego. Over here. No, hanno posticipato Serious Sam 4, ragazzi. No, io me lo piglio, ve lo dico subito. Cioè, c'ho troppo voglia di un FPS old school. Ignorante come la merda. Che c'è Doom Eternal, in effetti, però lui, dopo che ho visto la pappa mobile in Serious Sam 4, no, lo voglio, non frega niente.
Andiamo, Diego. Troppo matto, finché è troppo matto, ragazzi. C'è un tempo di criticarlo, ma tanto ha vinto tutto. Nel bene o nel male, lo zebbone ci è saltato fuori, va. Sempre una risata. Ecco, mi piacerebbe farlo giocare a Zeb quel gioco qua. Scendono le palle dopo... Bah, vabbè. This is the one. Una fortuna che non ci sia per PC. Sai, mi esce la terza stagione di The Sinner. Non conosco il Sinner. Oh, siamo venuti a trovare la mamma che è stata punita per il vostro tradimento. Eh no, ancora peggio. Ti ha ripudiato fino alla fine? Chase. Ho trovato il titolo intanto, che non avevo, non mi ricordavo dove eravamo arrivati. Lo cambio adesso il titolo. No, dai, è già finita la cutscene. Yara, I never should have. I'm glad we found you. Beh. Posto. Cosa vuole quel bagaglio? Arrivo, ragazzi, un attimo. Intanto che ci siamo, mettiamo anche il titolo della Last of Us. Cioè il gioco della Last of Us parte 2. Data di registrazione today. Andrà tutto bene, sì. Vedere. Vedere se cambia in tempo reale, ma... Faccio due lavoretti, arrivo, Senza fare il questionario, me l'attivi? Dai. Ma pensi. Grazie mille. Resette, madonna. Sì, Manu. Molto diverso, Cioè, a te che è piaciuto un casino il 3 e il 2. Molto, molto differente il 7. Però ne vale la pena per l'ambientazione. Non tanto per i nemici, per la storia, che è una merda, ma... Che distrugge tutto quello di... Quel poco di buono che c'era... In Resident Evil, ma vabbè, la trama si è già persa da anni. Però l'ambientazione è bellissima, quindi ne vale la pena. La casa è la protagonista reale. Sì, lei ci protegge, ma va a cagare. Ma scusami. Perché? Ah, perché mi dà sti coltelli. Sono i carabinieri di Piacenza. Siamo qua a Piacenza a cercare di sfuggire dalla caserma. Devo mettere un emoji, cazzo. Mettiamo un gioiello, dai. Zero emoji al mese qua, perché se non pagate nessuno paga qua, e gli emoji li metto io e basta. Madonna, cazzo.
Basta, ma no, ma basta. Madonna, che leprotto, hai visto? Era un grizzly. Grasso, madonna. Lupi contro iene. Le body blocca, madonna. Come va? Come andava? Tutti a parlare. Oh, sembra che la prendano per il culo, eh. Come va il braccio lì? Oh, salutami con l'altra mano. Ma dai, smettila. Non ce l'ha più. C'è un buco, grazie. Allora, qua immagino che ci sarà da... di fare quello che vogliamo, ma farlo è rapido. Bella, l'hai aperta bene quella porta qua. È stato bello. Facciamo un po' di Ellen Ripley. Non ti voglio nemmeno accostare a quel personaggio femminile lì, Abby, mi dispiace. Poi è stato un errore mio nominarla. Perché l'unica cosa che ha in comune è il lanciafiamme con quella lì. Tutta la particolarità che poteva avere Sigourney Weaver nel primo Alien è comunque 20 volte più femminile che te. Minimo. You're leaving so many people behind. We can't help them. I know. Stay close to me. Okay. Siamo a Rodeo Avenue. Okay. Non mi sa la pena. No, i cavalli. Cavalli golosi. Vabbè, tutto sto silenzio per fare un casino. Ci sono i soldati del Viva la Figa. Fatto volare via tutto. Aspetta che guardo se c'è un mangiarino o qualcosa. Non c'è niente. Abby, we need your help. Quanto sono di contorno poi gli infetti in questo... The Last of Us 2. Cioè, quanto ci siamo dimenticati ormai di loro? Sono veramente un elemento di disturbo. Sono come i personaggi base di Super Mario, quelli che salti in testa all'inizio. I Todd cattivi. Posso andare io? Grazie. Boh. Strano, non l'ha mai fatto della Stobas 2. Madonna. Aia. Che ragazza d'oro da presentare alla famiglia. Oh, non lo fa mai della Stobas 2, ucciderti la gente così? Mai. Succede mai. Binding of Isaac. Bello. Isaac. What the hell are you doing? I need
need you to hear me out. Solo come l'analogico sinistro per me. He saved my life. Move out of the way. We'll deal with you back home. He's not one of them, please. Abby, move. God damn it, he's just a kid. You have 3 seconds to get away from that scar. One. You really gonna shoot me? Two. I'm not fucking moving. No! What the fuck? Dario dell'IKEA da 20 kg. Ok, questo è già un po' più importante. Look, we need to move. She's gone. Oh my god, she's gone. Come on. Those were your fucking people. You're my people. Listen to me. We're gonna have to fight to get out of this, okay? And then I need you to show us to those boats. Dai, ma è piccolo. We don't let anybody stop us. Senti la voce di Isacco. Isacco, tu sei la mia, sei la mia gente, ma anche... No, vabbè. E questo è lo sviluppo di Abby. C'è un personaggio che inizia in una direzione con uno scopo, è pronta a tutto per arrivare a quello che è adesso veramente... Perché incontra un'anima in pena, madonna mia, redentrice del mondo. Che poi, tra l'altro, redentrice come? Uccidendo quelli che erano i suoi compagni fino a 2 minuti prima. Cioè, questo sarebbe il bel personaggio di Abby. Coerenza meno due. Oh, madonna, no. No, dai, non c'ho voglia, ragazzi. Perché... ho veramente voglia, levatevi dal cazzo. Questa è Abby, questo è il personaggio che in tanti stanno amando, io no. Lo voglio in The Last of Us parte 3, io guarda anch'io. Impazzisco all'idea. Che bellezza. No, cazzo, ho sbagliato, devo schiacciare questo. Bravo, tira 2 freccette te. Chi è che è fallen? Il Crash Fallen? È caduto? Cazzo sei? The Last of Us. Dai, lev, madonna! Non vedo! Il gioco non vuole che io faccia queste cose. Non mi fa penetrare... la lucetta. Oddio, il macete, sì, il macete dammelo. Però da mettere a posto, aspetta un po'. Ok. Ok. E niente. Tutti i camperi qua praticamente sei a posto, giusto? Sono tutti morti, sì, hai visto? Adesso anche tu. Lev tira le frecce con la ventosa. Cube. Quelle che quando fai la sfida con Owen. E infatti macete dovevo prenderlo, dai. Oh, aspetta, dammi questa. Mi dimentico sempre di questa pistolona. Perché le armi potenti di solito non me le metto mai sulla destra. Però qua te la classifica lì. Sarebbe un fucile da cecco. Andiamo? Siamo a posto? I nemici non vengono distratti, ok. Ma quindi mi sta tenendo sotto tiro il nemico? Sa dove sono? Se non viene distratto? Teoria. Sì. Non ha la minima idea di dove io sia il nemico, perché non viene distratto. Da sopra
quella parte lì è come gioca 3 partite su 4 ma in un Warzone, in Modern War. Fermo in un angolo col pompa. Notting Hill, vedi? Gli è piaciuto molto, con Hugh Grant. Però l'ho sentito uguale, ma scusami. Non è vero. I'll go see what's up. I'll go see. I'll go. What the fuck? What the? Pezzo di merda però, eh. Vieni giù, vieni giù. Merda, Lev mi ha fatto cagare come al solito. Posso salire anch'io? Crepa là! Quanto cazzo ti ci vuole? Merda. Sì, vabbè. Dammi il tempo di sparare, però. Lev, tira una freccia quando riesci. Ammazza una persona, tesoro. Una su 150, riesci? Non sei arrabbiato? Col mondo? Hai appena fracassato tua madre. Ah, guarda, cioè, beh, ma quando l'intelligenza artificiale è... Facciamo un quick scope. Lev, you still with me? Okay. Let's get to the exit. Sì, veramente, raggiungiamo l'uscita, andiamocene a fanculo, dai. Tira i medici dei nemici, fa la radianza ai nemici, te li fa tornare in vita. Ma cazzo, questo l'avevo appena ammazzato. No, c'è Lev. Ci pensa Lev. Da dove si esce? Scusi signore, da questo luogo di merda, da come se ne esce? Da qua, exit. Ah, c'è l'uscita, c'è semplicemente l'uscita. Cover me. Yeah. I got it. Go. Abby. Brava. Bravo, brava. Bravi, dai, parliamo al plurale così non offendiamo nessuno. Mi manca ancora un botto, ragazzi. Oh, oddio. Get the ladder for me. Vediamo 2 orette e ci salutiamo, dai. Madonna. In here. Banco non ci interessa. Siamo a posto. Però questo sì. No, colpi incendiari li prendo volentieri. Sono molto forti e divertenti. Oh my God. Sì, anch'io Sammy, stessa cosa. Io veramente ho corso verso il finale. Niente, non c'è la girata rapida quando è un momento di... Oh no, sta andando a fuoco la tua città, sei contento? Where are the boats? On the docks, past the fires. Then we better get down there before they're all gone, right? Fì, niente pallettino? We're not dying on this island.
Dai. Let's get down there. Si fa un selfie con la città che brucia, intanto. Anche in questo momento sto distruggendo il mondo. Charles Manson. Sì, non vedo l'ora che finisse anch'io, veramente, cioè, si sta dicendo. Qua lasciamo che si scannino tra di loro. Follow my lead. No, no, no. No, cazzo, si è spostato all'ultimo. Questo qua è uno da corpo a corpo. Non dice raccolgo un'arma, dai. No, continuo con la sua idea. Infatti verrà trucidato malamente, perché. È stato trucidato, guarda, fermi come dei ceppi. Poi. Bravo. Bravo Lev. Sì, l'ho fatta stealth con l'uccisione qua, hai visto? No, ma poi ti deve piacere per forza, Sammy. Cioè, ma ti deve piacere. Cioè, come i commenti che mi sono arrivati. Vabbè, ma te da quando è morto John non te ne è più fregato un cazzo, allora devi criticare. Va bene. Magari se ascoltassi almeno quei cazzo di 10 minuti di recensione, capiresti che non è così. Perché la gente deve piacerti per forza quella roba qua. Cioè, deve prenderti. È una cosa che, boh, stiamo vivendo vicende di gente che si uccide e non frega un cazzo a nessuno di questi personaggi. Zero mordente. Ancora a distanza di 15 anni ho giocato Crisis Core con... sul finale, madonna, mi si è chiuso lo stomaco. E mi deve interessare di quella roba qua. Questa guerra di nessuno, boh. Bravo. Sei stato bravissimo, guarda. Vinceresti la Battle Royale su Fortnite. Ma guarda, è cazzato, madonna, chi è? È Mel Gibson, arma letale. No, zero. Ma tanto su, come su Instagram è arrivato un commento, veramente la gente. Ho comprato ste cazzo di ventole per vedere se magari soffre meno la PlayStation e quant'altro. Arriva un commento, ma scusa, ti sei comprato delle ventole per la PlayStation 4, ma farti un PC? E io ho detto, beh, ma scusa, tu giri con la Panda, ma perché non ti compri una Lamborghini? Cioè, che attinenza c'è? Che cosa vuol dire fatti un PC? Ma che cazzo vuol dire, madonna? Ma perché mi dovete far girare i coglioni per niente? Ah beh, se lo interpreti come Manu, sì. Godo, quando lo ammazzi vedi gli viene lo scatto di adrenalina. Dai, dai, dai. Niente. Godo. Cioè, veramente. Hermano è Yuji Itz. Però veramente, fatti in PC. Ah, ma sì, certo. Poi The Last of Us 2 lo gioco fra... nel 2013 lo gioco. Horizon è uscito dopo 20 anni, Death Stranding dopo un anno, sì, niente. Gli Uncharted, giochi più belli che sono usciti negli ultimi anni, me li gioco. God of War, cioè God of War è il mio gioco preferito, non me lo gioco perché devo prendermi il PC. Che tra l'altro costa 6 volte, un PC buono, costa 6 volte una PlayStation 4. Ma proprio un'attinenza, intelligenza allo stato puro, quei commenti lì. Stessa cosa della Stovall, ma ti deve piacere, è impossibile.
Ti deve piacere per forza. Non puoi criticarla. Aspetta un po'. Ma non mai visto, dai. Come ha fatto a non vedermi questo? Oddio. È stato troppo bello. Era troppo invitante. No, dai, che cazzo di animazione ha fatto? Non è vero. Dai, non è vero. Aspetta che ricarico. Aspetta. Ok. Mi curo da sdraiata. No, non posso. Ciao bambino, veramente. Cioè che se lo dovevano pagare loro il PC, c'è il caso che si prendeva la PlayStation 4. Andava più che bene, guarda, anche usata andava. Tutti briatore con soldi del babbo. Pistoletta. Pistoletta, ci sono tanti proiettilini, ma chi se ne frega. Un cavallo? Non l'abbiamo mai fatto finora. Dobbiamo saltare col cavallo. Dove sei? Qua. Dai che forse è finita la zona. Lev, come on. You know how to ride? More or less. More or less. Hang on. Via, via, via. Keep low. Just keep pointing away. Up ahead. Here we go. Get ready. No, pezzo di merda. Bravo. Bravi Lev, bravi Lev. Axe, godo. Tutto così doveva essere. Fasi scriptate. Scene epiche. Basta. Posto. 10 ore, 12 ore, posto. Fatto, finito. Should we still go there? I don't know. The boats are there. Fuck it. Nothing is stopping us. Nothing is stopping us. Nothing can stop us. Il The Last of Us. Occhio! Wow, qua è diventato Red Dead. Madonna! Hang on, we're going through! Cazzo! Aia! Vederci! Oh, tanto che scappi, ti pianto una revolverata. Guarda quello lì col macete, ma non mi cazzo. Sì, vedi. Sfida all'ok corral è diventato. The boobs. The docks. The boobs. E il banjo sopra il booster. Fattura, parlo di booster. Quello sta dicendo. Non corre più. Axe. Track, via la caviglia. No, basta, basta, basta. Ma guarda quanto è ridondante. Madonna. Axe. Ma non muore nessuno voi, ma no! Che cazzo è? Muore nessuno! Muore nessuno con le bombe, ma cosa dire? Murtaretti. Le bombe della Conan. Come le gocciole. Sì, madonna, beh, che cazzo sei, d'amianto? La verrà.
Le bombe carta. Il The Last of Us. No, dai. Ah, mi curo, se me lo permetti mi curo. Ok, grazie. Ce la fate a finire un combattimento o stiamo qua fino a domani? Dio Cristo, Lev, ma... Se ci sparo io a quello, spara agli altri tu! Madonna! Spara al cazzo di altri! Fermo! Come un ceppo! Non si è spostato, guarda! Qui in realtà sono un po'... Guarda il cocomero! Oh, abbiamo rotto i cocomero... No, vabbè, top! Aspetta. Ah, questi no, perché sono di fondale. No, ma tutti i cocomeri, volevo romperli io. Testo di corso! Pezzo di merda, ma sei scemo? Merda, non ho più medici. Qui è morto da solo. Preso fuoco così. Vabbè. Ho bisogno di un pizzico di vita. Oh, zero medici al mese. Ma qua c'è la barretta, guarda, mangio questo. No, non è vero. Un colpo mi shottano, non ho voglia di rifare la... Di rifare la zona, quindi... C'è il fuoco, quindi direi non andiamo di lì. The Docks, no merda! The Docks! Puttana, ci ha sparati insieme! Ci siamo sparati insieme! Ho premuto, ma... Niente. Puttana! Pills here! Medkit! Come il Left 4 Dead. Pills here! Madonna. La super guida di Pegol dell'unicorno, ma no. Posso uscire da questa cazzo di zona che non veramente... Basta. Cioè, non è necessario, davvero? E poi guarda, è pallottola spuntata, si sparano da 12 metri, non si ammazzano. Boh, due al prezzo di uno. Boh. Boh, tu continui a sparare. Oh, grazie. Vicino al fuoco, guarda, è una bella idea lasciare i proiettili. E due litiganti. Io che ricarichi a tempo debito. Pensavo fosse lei, ho detto, ma che cazzo di arco c'ha qui? Andiamo, Lev, andiamo, dai, ti prego. Via, via, Lewandowski, andiamo, 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 andiamo. Sono rotti. Sì, sì, andiamo, andiamo. Via dai maroni, perché da boh. Dai, diverte. Questa c'è la parte più... Una delle parti che preferisco. Guarda. Guarda di faccia, eh. Bam! Queste sono le migliori. 2 ore, 2 ore. No, ma volevo finire almeno sta cazzo di zona, madonna, ma... Non si può, non vuole il gioco.
No, devo andare piano. Devo andare piano. È bello, bello, l'ho fatto tante volte. L'ho fatto tante volte a farla schiantare di pace. Dai, madonna, muoviti. E mo? Keep going! The roof's gonna come down! Keep going. Ah, là sotto dici? Se lo vuoi tu. Dai, vieni. Ma qua è chiuso, io mi butto, eh. Posso? Cambi cagnotto. No, devo schiacciare. Aio. Niente, non si scotta. Ah, c'è la boss fight. No, che lasci tutto. E niente, a mani nude. Niente da fare. Vai col falcetto. Ma lui è troppo duro. Damn you. Quando lo stappi? Vieni, vieni, quando lo stappi? Il balzello! La merda, è vero che mi fanno le combo, cazzo, vattene a fanculo. E lo stappi? Stappi? Volevi? Non muoio, non muoio. Zero morte al mese. Il trapper qua, il meccanico. Cosa cazzo fai che non mettono il lock? Fanno un gioco con le schivate, il corpo a corpo senza lock. Aio! Niente, non muore mai lui. Lo fai crepare. Niente. Ma che bell'uomo. Diego! L'ha curato Lev. Cazzo, gli ha tirato il medico. Ma vedi, l'ha curato! Guardalo! Joker. Perché? Quanta violenza contro quest'uomo. Era il più buono del villaggio, Diego. Ancora finito, però. Perché sei così in serio? Ho visto un cane. Infatti mi sembra. Ho visto questo. Io stavo guardando questo qua, quel pelato. The boobs. Da notare che noi siamo venuti qui per inseguire Lev, che era andato appunto, erano andati da loro madre, ed è stato un viaggio per nulla, perché adesso non facciamo null'altro che andarcene, cioè, altra fase veramente. Cioè, siamo venuti qui per far uccidere Yara, che abbiamo precedentemente curato dopo una crociata incredibile per trovarle le attrezzi e quant'altro per farla operare. Siamo venuti qui per trovare Lev inutilmente, perché alla fine
tutto perché ha una redenzione tutta sua, Abby, no? Il suo modo di intendere, no, facciamo del bene a questo, a questi giovani ragazzi, uccidendo tutti quelli che erano i miei ex compagni, rinnegando tutto quello che sono stato fino a 10 minuti prima. E beh, questo è un bello sviluppo. Eh sì, tanto sai, non è bagnata. Col tremolo, senti il tremolo, Sam? Un tremolo bar. È andato tutto bene. Ma sì, dai, alla fine. Morto Manny, morta Yara, morta la madre, è morto Diego. Dai, alla fine poteva andare anche peggio. Buona, direi che abbiamo visto abbastanza, purtroppo. Si finisce con la prossima, Sammy, secondo te? No. Non finirà mai sto gioco, signori. Grazie a tutti per la compa. Se tutto va bene ci vediamo domani sera, però vediamo se facciamo ancora The Last of Marzi o magari facciamo Modern Warfare o Pallettino o Fall Guys, non so. Guarda le braccia di questo essere. Pallettino? Dai, pallettino rapido lo facciamo. Signori, grazie a tutti. Abbiamo sgominato la caserma dei carabinieri di Piacenza, ottima cosa, ci siamo levati dal cazzo, almeno questi. Alla prossima, ragazzi. Ciao, grazie mille. Saluta Abby, maleducata.